Buongiorno a tutti, io invece mi chiamo Pierangela Bracco e sono qua a parlarvi del corso di laurea magistrale in chimica industriale. Vedete male, immagino, comunque vedete i contatti miei del vicepresidente del CCS e di nuovo del management didattico che le lauree magistrali in chimica condividono. Di nuovo, allora, dove siamo? Ne abbiamo già parlato, poi immagino che quelli che sono qui presenti lo sappiano, probabilmente magari chi segue da casa invece non sa che la maggior parte delle lezioni del corso di laurea in chimica industriale si tengono, lezioni e laboratori si tengono presso questi locali, occasionalmente parte di qualche laboratorio si tiene presso le strutture del Centro dell'Innovazione in via Quarelli. Allora, quali sono invece gli obiettivi del corso di laurea magistrale in chimica industriale? Beh, il nome stesso del corso di studi lascia intuire che quello che vogliamo fare con un laureato magistrale in chimica industriale è sostanzialmente, tanto per cominciare, un chimico. E quindi un chimico che abbia delle buone competenze di base in tutte le discipline chimiche, ma una particolare propensione, un occhio particolare alla realtà industriale. Realtà industriale quindi vista proprio come trasformazioni industriali delle materie prime, processi e impianti chimici e anche gli impatti economici che questi processi chimici hanno in generale. Per sgombrare il campo da qualche dubbio che spesso mi viene posto, da qualche questione che spesso viene sollevata, ogni tanto mi viene chiesto ma perché scegliere chimica industriale e allora non fare ingegneria chimica, no? dai cugini del Politecnico. Allora, il chimico industriale e l'ingegnere chimico sono due figure profondamente diverse, tanto per cominciare perché il chimico industriale è un chimico, l'ingegnere chimico è un ingegnere. Per quanto questo possa sembrare ovvio, però le differenze sono davvero tante. E se scorrete i piani di studi dei due corsi di laurea vi rendete conto che davvero sono due percorsi di studi profondamente diversi. È chiaro che il chimico industriale, proprio in quanto orientato alla realtà industriale, deve essere una figura che è in grado di raccordarsi con l'ingegnere chimico, così come è vero il viceversa. L'ingegnere chimico deve essere in grado di raccordarsi col chimico che un determinato impianto lo conosce, lo gestisce opportunamente. Tutto questo, la chimica industriale, in particolare in tempi molto recenti, sente una forte, dedicare una forte attenzione a tutti quegli aspetti che sono legati alla sicurezza in primis, ma anche molto alla sostenibilità dal punto di vista ambientale, dal punto di vista energetico, quindi secondo i moderni principi della green chemistry, che naturalmente per l'industria chimica sono particolarmente importanti, particolarmente rilevanti. Vedete qui dietro i principi della green chemistry, che non sto a riprendere, ma appunto tutte le produzioni industriali moderne devono orientarsi a principi di questo tipo e quindi per esempio alla prevenzione degli scarti, per esempio alla minimizzazione dell'uso di sostanze nocive o per la salute o per l'ambiente, all'utilizzo di materiali e di risorse rinnovabili, all'analisi e alla prevenzione dell'inquinamento. Tutto questo chiaramente deve essere ben integrato nella formazione di un moderno chimico industriale. E allora, venendo alla formazione, al tipo di insegnamenti, al tipo di percorso di studi, sui requisiti di ammissione abbiamo già detto, sono comuni alle quattro lauree chimiche. Venendo al piano di studi, il piano di studi in chimica industriale è articolato anche questo su tre semestri, così come gli altri di cui avete sentito prima di me. In particolare al primo anno sono presenti corsi delle discipline chimiche di base, le principali discipline chimiche di base, quindi la chimica analitica, la chimica inorganica, la chimica fisica e la chimica organica. Vedete blocchi da 9 crediti,
Tipicamente almeno 3 crediti di questi sono dedicati ai laboratori, di nuovo come già stato detto, proprio perché le lauree magistrali non hanno di solito numerosità eccessive, questo consente di gestire i laboratori anche presso i nostri laboratori di ricerca e quindi mettervi diciamo, in contatto con strumentazioni e con realtà di ricerca un pochino più avanzata. Come vi dicevo, su questi 4 blocchi di chimica di discipline chimiche di base sono però orientati appunto alla produzione, agli aspetti di produzione industriale delle diverse discipline, così come potete vedere. Per il resto del primo anno invece ci sono altri 2 corsi che sono un po' più specifici proprio del chimico industriale, quindi un altro blocco da 9 crediti di chimica industriale, ma appunto una chimica industriale moderna, quindi che prende in considerazione le proprietà, le potenzialità delle risorse rinnovabili, bioraffinerie, bioreattori e così via. E poi c'è un corso di reattori chimici con laboratorio, proprio perché, come vi dicevo poco fa, il chimico industriale deve essere in grado di interfacciarsi con l'impianto industriale, con chi progetta e con chi gestisce l'impianto industriale. Non è deputato a progettare l'impianto industriale, ma deve essere in grado quantomeno di comprendere il linguaggio. Poi ancora al secondo anno, come dicevamo, i corsi sono solo al primo semestre per permettere l'effettuazione della tesi, ci sono di nuovo 2 blocchi di chimica dei materiali, sostanzialmente metallurgica e materiali polimerici, anche in questo caso con un particolare interesse agli aspetti della produzione industriale, e poi completa il piano di studi un corso di economia, di nuovo non fatto per economisti ma fatto per chimici, e proprio per dare un'infarinatura, un lessico professionale di gestione aziendale, elementi di economia. Ci sono poi le attività scelta libera, uno stage, tirocinio prelaurea e i crediti dedicati alla preparazione della tesi, che sono 30. Queste attività scelta libera e lo stage e tirocinio prelaurea, attraverso diverse combinazioni, possono essere utilizzati per esempio per svolgere stage presso realtà aziendali o per essere accorpati in qualche modo alla tesi. La tesi appunto occupa una parte molto rilevante del percorso formativo, perché tesi e tirocinio arrivano a 37 crediti complessivi se vengono accorpati. Proprio per le specificità del corso di laurea è incoraggiato fortemente lo svolgimento di tesi in collaborazione con aziende chimiche o enti di ricerca operanti nel settore della chimica industriale, possono essere effettuate in tutto o in parte in esterno oppure anche internamente all'Ateneo, ma appunto in progetti di collaborazione, per esempio, che molti dei nostri docenti hanno con le realtà industriali. Completano ancora il corso di studi le attività di approfondimento, per esempio visite a impianti industriali, aziende, incontri con professionisti e così via. Ad onor del vero, naturalmente, come potete immaginare, negli ultimi 2-3 anni questo tipo di attività sono state piuttosto limitate, ma confidiamo di riuscire a riprenderle adesso che le cose migliorano. E poi ancora, come già è stato detto, una parte di nuovo rilevante dei nostri studenti sceglie la mobilità internazionale per parte del corso di studi, spesso anche per effettuare in tutto o in parte il tirocinio o la tesi, di nuovo grazie alle collaborazioni dei docenti del corso di studi. A proposito di nuovo degli sbocchi occupazionali, giusto per non occupare troppo tempo, mi piace però segnalarvi questo sito che trovate qui sopra, il sito di Federchimica, è una porzione del sito di Federchimica fatta apposta per la scuola, quindi chimica è una buona scelta. Su questo sito trovate la risposta, un sito molto ben fatto, e trovate le risposte a delle domande che spesso mi vengono fatte, per esempio quello di cui vi parlavo prima sulle differenze fra i diversi profili anche fra i diversi profili di chimico e soprattutto fra i profili di chimico, ingegnere chimico, chimico e tecnologo farmaceutico e così via. Gli sbocchi occupazionali del chimico industriale sono comunque quelli tipici
del chimico e quindi tutti i settori naturalmente dell'industria chimica, la libera professione previo superamento dell'esame di Stato, le attività di insegnamento e anche naturalmente le attività di ricerca ed eventualmente insegnamento universitario. Sui dati occupazionali, anche in questo caso ne avete già visti molti, tutte le lauree chimiche hanno dei buoni dati occupazionali, fortunatamente la laurea in chimica industriale come vedete a 3 anni dà un'occupazione praticamente piena, la stessa cosa o quasi la stessa cosa a 1 anno dalla laurea. Significativo è il fatto che rispetto al tasso di occupazione dei laureati magistrali italiani queste percentuali sono per tutte le lauree chimiche sono tipicamente più alte. Ancora di nuovo per approfondimenti vi rimando, se ne è già parlato, alle interviste, al materiale che è presente sulla piattaforma Orientamento e mi pare anche sul sito della nostra laurea magistrale. Ci sono interviste a studenti, ex studenti, docenti che vi raccontano qualche aspetto della loro vita, della loro attività professionale, e per il resto vi rimando innanzitutto ai miei contatti, ai contatti che trovate sul sito del Consiglio di Corso di Studio.